Invece io vorrei sapere da te, secondo te, per quale motivo gli americani inventavano il focale delle ottiche particolari? No, erano in pollice, Sì. non è particolare, è uno standard diverso, è uno standard non metrico, Sì. comunque. E beh, però Wollensack o tanti Sì, altri obiettivi, c'era il cioè 165, 100, 127 mm. 127 e 5 pollici. E 5 pollici. Dai, andiamo, dai, dimmi. Stai già registrando? Certamente sì. Allora, no, questo discorso è... Allora, alcuni, molti, sono traduzioni in millimetri del sistema in pollici. Quindi 127 mm ai 5 pollici. Altri giocavano un'autonomia. In ogni caso, gli obiettivi americani per il grande formato seguivano comunque una progressione diversa rispetto al sistema metrico che adottavamo noi. E quindi hanno queste focali che noi consideriamo intermedie, 165 non nel senso di grande angolare, ma di standard. 120 appunto 127 eccetera. Oggi come oggi lo possiamo considerare una cosa affascinante perché arricchisce il mercato delle ricerche di focali inconsuete. Del resto analogamente ci sono delle focali inconsuete anche se vai a vedere nella cadenza delle arti grafiche. Anche le arti grafiche hanno a volte delle cadenze diverse, proprio basate su un sistema che non era metrico. Di contro c'è da dire che di tutta quella fotografia che oggi si può rifrequentare, come sto proponendo come ritorno al grande formato, il capitolo più affascinante, più delle macchine, che comunque se ne trovano di affascinanti e di interessanti, ci sono state delle interpretazioni molto belle che magari ai tempi guardavamo con diffidenza, ma che oggi hanno assunto un valore sentimentale diverso. Però ci sono gli obiettivi. Il grande capitolo è quello degli obiettivi. Con due componenti che, nella mia modesta e incapace frequentazione e di eBay e di queste informazioni, trovi dei personaggi, soprattutto negli Stati Uniti e in Giappone, che recuperano vecchi obiettivi adattandoli su otturatori plausibili, attuali. E quindi diventa un gioco d'amore molto bello, peraltro proposte a cifre risibili, quindi a vicinibilissime. Tipo 207 mm hectare. Ecco, tipo l'hectare, i wide hectare, cioè tutta la categoria dei Kodak è veramente straordinaria, ma anche gli Zeiss, i vecchi Zeiss, gli stessi Tessar, Somberpio, Somberpio, sì. eccetera. Rimessi dalla versione barrel, chi lo sa vuol dire barrel senza otturatore, cioè dalla versione barrel su otturatore che semplificherebbero la vita a chi non ha voglia di avere un barrel, chi non ha voglia di avere un otturatore dietro la macchina piuttosto che inventarsi l'otturazione, eccetera. E sono 9 su 10 incontri straordinari con persone bellissime, perché sono persone che oltre all'obiettivo, quando ti danno, ti cedono un oggetto, ti cedono anche un pezzo del loro cuore. E Certo. questo, siccome la fotografia è un esercizio sostanzialmente inutile, se non ci mettiamo questo, la impoveriamo troppo. E poi ci sono delle scoperte, ci sono degli incontri meravigliosi, per dire, ritrovi anche cose a noi, più vicine, più note. Ti ritrovi Nikkor, ti ritrovi Fujino, Nikomura. Komura è stata una casa di obiettivi universali che negli anni 60-70 ha fatto delle cose curiose, sulla qualità magari non interferisco e non ho voce in capitolo, ma fece ad esempio gli obiettivi per, se te lo ricordi, gli obiettivi per l'Hasselblad, obiettivi Ma anche universali per Hasselblad, duplicatore, e fece il duplicatore Komura, duplicatore. sì, MC6. Poi lo conosciamo bene, il Telemore. Nella Sì. famiglia Telemore ci fu anche quello per Mamma Leica. mia, certo. Quello per Leica, tra l'altro, per la prima volta fu fatta una cosa di grande, non per la prima volta di intelligenza, ma di grande intelligenza che poi è stata seguita
decenni dopo con la genia delle Feuglender, cioè la combinazione vite baionetta. Il Komura per Laika, duplicatore per Laika, era maschio 39, femmina M, e un anello di adattamento consentiva di avere obiettivi a vite su macchina vite, obiettivi a vite su macchina baionetta, obiettivi a baionetta su macchina vite, cioè consentiva tutti gli incroci. Komura stessa fece anche degli obiettivi per grande formato. Io personalmente, tra l'altro, ho medio formato, medio per Hasselblad, ma grande Zenzabronica. Zenzabronica, sì, è vero, questa hai ragione. E poi, comunque, io sono sentimentalmente legato allo standard, il 152 fuoco 2.8 era, di una bruttezza sconcertante come qualità, ma luminosissimo sul vetro smerigliato, perché fu il mio primo obiettivo. Io comperai la mia prima macchina a banco ottico, una Toyo, per le vie traverse che negli anni 70 c'erano, le vie traverse, questa combinazione che arrivò Toyo con il Komura 952. Mi ricordo di averlo venduto, poi di averlo ritrovato, e adesso me lo tengo, ripeto, sul cuore più che altro. E poi incontri Fuji fece una bella gamma di obiettivi grande formato e anche una di obiettivi arti grafici. Comunque in grande formato addirittura fece, se ti ricordi, i soft focus tipo l'Imagon della Rodenstock, ma diciamo più semplificati nell'uso e più versatili. Nikon fece una gamma straordinaria, Nikon fu di grande qualità, diciamo negli anni 80-90 contrastò, avrebbe potuto contrastare, poi dipende dai voleri delle distribuzioni, avrebbe potuto contrastare Schneider e Rodenstock, cioè l'impero loro, perché aveva la gamma completa, in più aveva quello che gli altri avevano abbandonato, che erano i tele, che nel caso Nikon erano tele dove cambiando la parte posteriore cambiava la focale, per cui dato un anteriore e tre posteriori avevi tre focali che arrivavano addirittura all'800-900 mm. Comunque ritornare a frequentare il grande formato è anche un'educazione e al vetro smerigliato e alla composizione e alla posa, alla fotografia lungo meditata, e un incontro con genialità e interpretazioni e bizzarrie probabilmente del passato o remoto o prossimo, che sono interessantissime. Sempre sugli obiettivi, come non appunto abbiamo appena citato l'Imagon della Rodenstock, frequentare l'Imagon di Rodenstock è bellissimo. Oggi che siamo in un mondo in cui gli obiettivi sono unificati, sono tutti buoni, genericamente buoni, mentre nel passato erano chi morbido, chi è contrastato, chi adatto a un uso, chi adatto a un altro, cioè c'erano, diciamo, era un panificio con tante possibilità di pane da comprare. Adesso c'è solo le michette oppure il pane francese, secondo se ti piace, e quindi potresti andare a cercare queste cose e individuarle. Un altro sogno è trovare in buone condizioni un Hypergon 140 gradi, non il filtro degradante, perché nel 900 non c'era questa tecnologia, ma la rosella, la spirale, che o la rosa, diciamo l'elica anteriore che compensa centro bordi. Questi incontri qui sono incontri straordinari. E poi comunque tutte gli accrocchi meccanici erano incredibili. Solo ritrovare è facile, ma sfogliare il catalogo Sina solo di combinazioni meccaniche per mettere insieme tra il banco, prendere un pezzo del banco, mettere un'altra parte, eccetera eccetera, è bello, ti fa tornare ai tempi del meccanico. Quel discorso che tu hai fatto è che tu sai con che macchina, con che obiettivo, dove l'ha fatto questo fotografo, tu ci vai stesso posto, con la stessa macchina, con lo stesso obiettivo, stesso diaframma, non fai mai la stessa fotografia, no? Questo è un discorso... Non sempre, attenzione, allora lì ci vuole due considerazioni. Allora, c'è un caso storico importante, che uno studente della New York School of Photography, a cavallo tra la fine del Novecento e l'inizio del 2000, ha rifatto tutte le fotografie di
Berenice Abbott di Changing New York, e l'ha chiamata New York Changing. Ha preso la stessa macchina, ha individuato lo stesso obiettivo e ha valutato dalle fotografie la stagione, l'ora, eccetera. E le fotografie che ha rifatto sono effettivamente uguali. Forse il soggetto era più facile, forse tante cose. Di contro ti racconto che quando è uscito un libro negli anni fine 80, inizio 90, Hartmann, un tedesco che usò la 6-17 a New York, 6-17, New York Vertical, che Teneus, l'editore, lo fece uscire prima in un'edizione alta 50 cm, poi cominciò una 30 fino a che ne fece anche una piccolina pocket. Comunque, data la 6-17, dati i soggetti noti, con un amico di New York tornammo e noi quell'inquadratura non l'abbiamo vista. Perché le ha viste lui, perché è il suo cuore, la sua cosa. Ecco, comunque hai ragione, non ripetere non sempre è possibile. Se lo vuoi fare è un esercizio affascinante. Adesso abbiamo appena visto questo video di Basilico, e una volta proposi a Gabriele Basilico una cosa simpatica, però la simpatia in questo mondo non è una frequenza o qualcosa da frequentare. Ed era una specie di workshop, ma non un workshop, una domenica tra amici o con anche persone a noi estranee, fare un pellegrinaggio nei luoghi di Basilico, cioè andare laddove lui fece le foto, per esempio i tre tubi di Porta Garibaldi, eccetera, eccetera, andare a fare come un pellegrinaggio e rifare queste foto. Però poi, diciamo, queste cose che guardano di traverso e con lievità la fotografia da noi non sono viste bene, perché non è cultura, non è la cultura, noi deve avere la K maiuscola e quindi non si può fare. Però hai ragione, in effetti, ma il problema è questo: le macchine fotografiche sono importanti e spesso determinanti, se chi le usa capisce che sono solo un mezzo per arrivare a esprimere un soggetto. Certo. Questo è importante. Dopodiché, attenzione, le macchine e gli strumenti sono importanti. Effetti. Quindi, più capire, interpretare stato d'animo del fotografo e probabilmente fotografare quel stato d'animo di fotografo che ha fatto, e probabilmente è più facile, e che fa la stessa fotografia. Questo sì, ma sai, Luci, questo deve essere una cosa chiara, che comunque ogni fotografo, ne ho conosciuti abbastanza, nessuno rispetto ad altri critici che a questo vogliono arrivare, nessuno snobba il proprio strumento. No. Tutti parlano con rispetto e reverenza delle proprie attrezzature, nel senso che hanno sia un rapporto operativo, produttivo, pratico e oggettivo, sia dei rapporti soggettivi. Io stesso amo certe macchine e non altre, non solo per razionalità, anche per irrazionalità. Io non conosco nessun fotografo che non abbia mai parlato con garbo della macchina, previo poi al momento buono, per certi versi, dimenticarla per dare spazio ad altro. Però la macchina c'è. Se facciamo una metafora, non solo, secondo me, contano, come contano le scomposizioni di tipologia, dei formati. Una volta si diceva i formati, piccolo, medio, grande formato. Adesso si è un po' alterato, ma qualcosa esiste ancora. Non solo la tipologia, ma all'interno delle tipologie i modelli. Esempio, ecco la metafora, noi ascoltiamo musica rock, però Jimi Hendrix usava la Fender Stratocaster, Chuck Berry la Gibson acustica. Per noi è musica, per loro non avrebbero invertito l'una chitarra con l'altra, questo è. Certo. Poi tu che hai un'altra cultura di musica, distingui addirittura i maestri che dirigono un'orchestra, per noi questo non c'è, però c'è e quindi si percepisce, quindi esiste. Bene, allora grazie, facciamo vedere il volto un attimo, grazie. No, Maurizio. Il volto è orrendo, è... No, no.